Salve a tutti amici e ben ritrovati ad un nuovissimo video del canale. Quest'oggi ci occuperemo del tema del Motomondiale 2022, della stagione in corso che si sta per chiudere. Però non voglio semplicemente descrivervi nella maniera più banale possibile, foglio alla mano. Guardate ragazzi, Bagnaia ha 233 punti, Quartararo ne ha 219 e Spargarò 206, si giocheranno il titolo. Sarebbe davvero eccessivamente banale, bensì mi addentrerò in un discorso più ampio riguardante una scuderia in particolare. Sto parlando della Yamaha Racing Factory e di tutte le moto satellite che essa comporta. Perché? Perché la Yamaha, inutile nasconderci, ha una miriade di problemi e oggi li tratteremo tutti, cercando di capire le ragioni per le quali, secondo me, quindi un parere soggettivo, Quartararo è ormai fuori, nonostante la matematica comunque sia dalla sua parte, appena una manciata di punti da Bagnaia da recuperare in due gare, ma vi spiego i motivi per cui il diavolo non ha alcun tipo di occasione di ribaltare la situazione campionato. Partiamo subito! Iniziamo col constatare il lento declino che la Yamaha sta affrontando ormai già da qualche anno. Partiamo da una data, il 2015. Valentino Rossi e Jorge Lorenzo si giocano il campionato testa a testa sino all'ultima gara. La Yamaha è di gran lunga la moto più forte in pista e i due supercampioni fanno un vuoto alle loro spalle. Le vittorie complessive del team sono 13. Già dall'anno seguente però il trend inizia a essere negativo perché i successi si dimezzano, sono 6 stavolta, e Rossi e Lorenzo si devono accontentare di un secondo e terzo posto nella classifica generale, cominciando a intravedere qualche lieve lacuna di cui parleremo più tardi. 2017 cambia una parte del team, ad Jorge Lorenzo succede Maverick Viñales che affianca l'eterno Valentino Rossi. I due terminano terzi e quinti nella classifica mondiale e i successi diminuiscono ancora, sono 5 stavolta. 2018, Rossi e Viñales in ogni gara devono fare dei miracoli, mettendo il 120% in ogni domenica per raggiungere alcuni risultati. Raccimolano appena una vittoria e i problemi che la Yamaha mostra sono sempre più grandi. 2019 invece è una data fondamentale per la squadra giapponese, perché approda in MotoGP la Yamaha Petronas, la scuderia clienti che Liv Jarvis e compagni utilizzeranno per sviluppare eventuali accorgimenti e modifiche futuri da anteporre alla squadra numero 1, guidata sempre da Rossi e Viñales, e invece i due delegati che devono portare la Petronas sono Quartararo e Morbidelli, due giovanissimi rookie in rampa di lancio, che spesso e volentieri nel corso dell'anno piazzano le loro ruote davanti ai capitani, costringendo Liv Jarvis e tutta la squadra a ragionare e a fare due conti. Tuttavia su quattro moto le vittorie sono appena due. 2020 si inizia a intravedere un problema enorme. C'è un solo pilota ultra competitivo, in questo caso è il nostro italiano Franco Morbidelli. La Petronas ha ribaltato le gerarchie, infatti sembra essere lei la squadra ufficiale e la cliente invece la Factory. Morbidelli va fortissimo e si gioca il titolo sino alle ultime gare, perdendolo purtroppo per le lacune che vedremo tra pochissimo. E poi anche il suo compagno di squadra Fabio Quartararo inizia a mostrare una velocità enorme nel giro secco in qualifica e anche un'ottima performance in gara. Le vittorie sono 6, tutte targate Petronas, una sola per Maverick Viñales. 2021 invece è l'anno del titolo, dopo 6 stagioni la Yamaha torna in vetta, ma lo fa con un uomo solo ancora una volta. Il suo nome è Fabio Quartararo, passato alla scuderia ufficiale, alla Yamaha Factory. È il diavolo con 5 vittorie e una costanza impressionante, si sbarazza degli avversari e riporta il titolo a Liv Jarvis, mentre Morbidelli, Viñales e Rossi trovano un'agonia continua nella domenica, auspicando che la gara ogni volta termini prima di iniziare. Le problematiche che menzionavo precedentemente sono sotto gli occhi di tutti e mi riferisco senza ombra di dubbio ai problemi con il grip e quelli relativi alla velocità massima o in accelerazione che questa scuderia non ha rispetto alle altre case produttrici. Analizziamo un punto alla volta, il grip. Cos'è nel linguaggio motociclistico il grip per chi non lo sapesse? Il grip è letteralmente l'aderenza degli pneumatici sull'asfalto.
di cui la Yamaha soffre già da qualche anno, specialmente con la posteriore. Hard o media che sia, non riescono proprio a trovare una quadra, perché Liv Jervis e altri l'hanno sottovalutata. Nelle stagioni passate i piloti riuscivano a metterci una pezza, oggi non è più possibile, perché tutti gli ingegneri di pista non avevano ancora compreso per bene quanto potesse essere decisivo il grip in funzione della nuova tecnologia sempre più presente sulle moto e sulle innovazioni inerenti aderenza e stabilità della moto. Secondo tema, quello della velocità di massima. Perché? Perché attraverso un dato statistico, la Yamaha M1 del 2022 possiede una velocità di punta media di 337,5 km orari. Impressionante il divario con Ducati. Infatti la casa di Borgo Panigale quest'anno si attesta a 351 km orari e potremmo anche bypassarlo, perché essere secondi a Ducati in questo dato è ormai una consuetudine. Ma se vediamo anche il confronto con KTM, che ha raggiunto 342 km orari, e i cugini della Honda 344, beh, il dato inizia ad essere bello pesante per la scuderia di Liv Jervis. Ciononostante, dagli ultimi test di Misano fatti in preparazione al 2023, sembra che la squadra giapponese stia cercando di risolvere queste problematiche, tanto che sia Fabio Quartararo che Franco Morbidelli abbiano parlato di un'innovazione positiva e di un cambio di rotta importante in virtù del futuro, e si siano praticamente ritenuti soddisfatti del lavoro che stanno apportando. Staremo a vedere per l'anno prossimo. Ciononostante, arriviamo alla conclusione, il punto dove voglio focalizzare la mia e la vostra attenzione. Per il 2023 ci possono essere delle novità, sicuramente ci saranno, ma per il 2022 l'essere ancora in corsa con questa moto per Fabio Quartararo è stata davvero una mezza impresa. Attenzione, secondo me, così come vincere il titolo l'anno scorso, lì forse è stato anche più per demerito della Ducati e degli altri costruttori. Quest'anno la Ducati ha aggiustato delle situazioni e i suoi due piloti, specialmente Pecco Bagnaia, si sono collaudati ancora di più con la moto, diventando fortissimi. Il recupero di Pecco non è una novità, lo dissi già in tempi non sospetti, che Quartararo non sarebbe riuscito a vincere il titolo con grande facilità. Non mi aspettavo questo calo, vero, ma una Yamaha così in difficoltà, modestamente, non può lottare per il titolo. Infatti penso proprio che il rivale di Pecco Bagnaia sarà Aleix Espargaró, scusate. L'Aprilia ha svolto un eccellente lavoro, i risultati si vedono. Penso che Aleix sovraiscriverà il suo nome a quello di Fabio Quartararo, almeno alla seconda posizione del titolo. E il diavolo è letteralmente spacciato e la Yamaha deve rivedere tante, ma tante cose per il prossimo anno. E secondo voi, Quartararo e la Yamaha sono ancora della partita mondiale? Oppure sarà una lotta tra Bagnaia ed Espargaró questo titolo? Fatemelo sapere nei commenti, lasciate un mi piace ed iscrivetevi al canale. Inoltre attivate la campanella per rimanere aggiornati su questi nuovissimi contenuti. Un saluto caloroso!